Ed eccola qui la scheda tecnica, infatti è assolutamente tutto in positivo, c'è solo il doppio Lutz, doppio Tolup, quell'elemento che abbiamo visto a replay prima, che ha un meno 0,30, per il resto una scheda pulita, una scheda perfetta, che le ha concesso di avere questo buon punteggio finale. I components non sono altissimi, sono intorno al 5,30-5,50, ma abbiamo detto una ragazza ancora acerba, e quindi in questo caso mi sembra assolutamente coerente con quello che abbiamo visto. Sul ghiaccio l'atleta cinese Geng Binhua, lei ha 17 anni e ha nel nome, lo dicevamo anche ieri, un po' la sua storia, perché il suo nome significa proprio bambina del ghiaccio. 19esima, dopo lo short program. Niente da fare, il triplo Lutz. Bene, il triplo Tolu invece. Axel. Pro Lutz, doppio Toru. E triplo Toru, doppio Toru. Solo doppio salto. Doppio toro.
Gang Binoy, anche lei al debutto mondiale. C'era già piaciuta ieri nello short per come si propone proprio sul ghiaccio. Oggi ti vedo soddisfatta anche per il suo free. Sì, anche oggi una buona prestazione, anche se non ha iniziato bene con quel triplo lutz subito sbagliato. Ed è anche lei un'atleta in crescita, secondo me. Ogni volta la vedo meglio, la vedo più rifinita, più sicura su alcuni salti, e quindi penso che potrà dare ancora parecchie soddisfazioni. Ma tornando al discorso di prima di atlete senior che fanno ancora la junior, volevo ricordare anche il bel 13° posto di Alice Garlisi ai mondiali junior proprio. Certo. Alice che abbiamo visto al campionato europeo, e che infatti avendo ancora quest'anno l'età per gareggiare junior ha completato il mondiale junior che si è svolto in Corea ed è finita 13°. Questo è importante perché i mondiali junior, così come il mondiale senior, procurano poi il numero dei posti alla nazione per il Grand Prix junior dell'anno successivo. Quindi avremo diversi posti, ma soprattutto avremo anche un Grand Prix junior a Milano proprio, certo. all'Agorà, dal 5 all'8 ottobre 2011. E lì potremo schierare 3 o 4 atlete italiane, oltre a goderci tutte le atlete internazionali di buon livello, perché a questi Grand Prix Junior veramente ormai partecipano atlete che poi poco dopo vediamo sulle scene degli europei, dei mondiali. Poi quest'anno abbiamo visto tanti atleti anche in questo caso fare sia il Grand Prix Junior e trovarsi poi a fare anche il Grand Prix Senior, e qualcuno anche qualificato in contemporanea per le due finali. Sì, esatto. Come è successo alla Coppia Cinese di Artistico, per esempio. Anche questo. E quindi abbiamo diverse gare internazionali in Italia, noi, dove è possibile ammirare anche delle ottime pattinatrici, e l'anno prossimo anche questa opportunità. Ti interrompo solo per dare il punteggio: Binoy Gang naturalmente va in seconda posizione dell'overall alle spalle di Vittoria Helgenson con 140,78 per quanto riguarda il suo free skating, a 92,89 per il punteggio complessivo, 50,93 i technical elements, più alti i technical elements di quelli che abbiamo visto finora, invece dove ovviamente, e qui si vede anche la giovane età ovviamente rispetto a una Vittoria Helgenson, 42,96.